È fatta, è fatta. Video rapidissimo, giusto per informarvi che è arrivata la risposta del Monaco all'email del Milan e la risposta è positiva. Pietro Pellegrini sarà un nuovo giocatore del Milan, quindi si sblocca il mercato del Milan anche lì in avanti. Arriva la terza punta giovane che stavamo aspettando già da un bel po'. Fatemi sapere la vostra opinione sotto nei commenti. Mi raccomando, un like per dare il benvenuto al buon Pietro, che sappiamo tutti quanti ha un po' spaccato in due l'ambiente Milan. C'è chi è pronto ad accoglierlo come una possibile scommessa, c'è chi invece l'ha già bocciato e non ne vuole sapere nulla. Io ripeto, è sicuramente una scommessa interessante. Arriverà con un prezzo oneroso per 1 milione di euro con un diritto di riscatto a 6, quindi non cifre clamorose. Mal che vada, se dovesse fisicamente non essere pronto, non essere guarito, il Milan pagherà questo milione e poi se ne libererà. Il giocatore tornerà al Monaco. Ma se il Milan deciderà di spendere 6 milioni per lui, vorrà dire che comunque il giocatore avrà passato tutta la stagione sano e magari si sarà reso anche utile per il cammino del Milan in questo campionato. Ci sarà anche una percentuale sulla rivendita del calciatore, non si è ancora detto quant'è questa percentuale, sicuramente si saprà magari quando arriverà la firma del contratto e dovrebbe scattare anche un altro milione di bonus in base a presenze e cose varie. Quindi diciamo una trattativa che si va a concludere, trattativa diciamo abbastanza lampo per i tempi che ci sta mettendo il Milan in questo momento. Il Milan l'ha puntato, 20 anni, italiano, può essere utile per le liste UEFA, è sicuramente una scommessa. Non abbiamo nulla da perdere e le scommesse in cui non si ha nulla da perdere, ragazzi, sono sempre scommesse positive che vale la pena giocare. Magari Maldini avrà fatto un'altra clamorosa giocata da top player. Vedremo, vedremo, vedremo. Sono molto curioso di sapere la vostra. Adesso, ragazzi, è sicuramente ufficiale. Stasera potrebbe arrivare già a Milano e domani visite mediche e firma con i rossoneri. Vediamo se le visite mediche andranno bene, però ripeto, se il Milan ha deciso di puntare è perché il giocatore è integro, altrimenti il Milan avrebbe fatto una follia a cercare di fare questa trattativa che dura ormai da un paio di settimane per poi vedere il giocatore magari svanire nelle visite mediche. Quindi credo che domani non ci dovrebbero essere intoppi e che il Milan si sia già assicurato dell'integrità del calciatore, perché poi sul talento del ragazzo, ragazzi, c'è poco da dire. È un giocatore che comunque giovanissimo nel Genoa ha dimostrato tantissimo. Il Monaco l'ha pagato 25 milioni di euro, quindi un giocatore con un potenziale incredibile. Poi fisicamente negli ultimi anni ha completamente cannato, giocatore sempre rotto, praticamente 3 partite in 3 anni. Adesso se il Milan ci sta puntando, noi gli dobbiamo dare fiducia. Quindi benvenuto Pietro Pellegrini e ci vediamo domani, ragazzi, con un nuovo video e con l'esordio soprattutto del Milan in campionato contro la Samp. E sono molto 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 teso. Fatemi sapere magari qua sotto un pronostico sul match di domani. Sono molto curioso di saperlo. Sempre forza Milan, lasciate il like, iscrivetevi al canale e accendete la campanella. Bella, benvenuto Pietro.